Buonasera e ben ritrovati all'informazione di Cosmos TV. Iniziamo questa sera dalla cronaca. I carabinieri della compagnia di Sapri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dalla Procura della Repubblica di Lagonegro nei confronti di due sorelle originarie di Centola. Ma sentiamo perché. I carabinieri della compagnia di Sapri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dalla Procura della Repubblica di Lagonegro nei confronti di due sorelle, entrambe di Centola. L'accusa è di sequestro di persona ed estorsione. I fatti risalgono alla fine di agosto, quando le due hanno adescato con l'inganno una quarantenne di Matera. I carabinieri della stazione di Sapri, che hanno condotto le indagini, sono riusciti a dimostrare come le due sorelle siano riuscite a tendere una trappola alla donna in un'abitazione di Vibonati. Nel corso dell'incontro, le sorelle, minacciando di morte la quarantenne, hanno percosso violentemente la stessa, procurandole diverse lesioni alle gambe, alla schiena e al volto, con una prognosi di 15 giorni. L'azione ricostruita nel dettaglio dai carabinieri è risultata alquanto afferrata. Tra i moventi, su cui ancora indagano i militari della stazione di Sapri, vi sarebbe quello legato ad un risentimento nei confronti della vittima per alcune sue condotte passate che hanno coinvolto la famiglia delle indagate. I provvedimenti sono stati eseguiti ieri mattina grazie anche alla collaborazione della compagnia dei carabinieri di Trieste, dove una delle due donne risultava al momento domiciliata. Tentano di fare una rapina, ma il farmacista fa scappare i ladri. È quanto accaduto ieri sera a Rutino, poco prima della chiusura dell'attività. Un malvivente è entrato all'interno della farmacia minacciando il titolare con un coltello per farsi consegnare tutto l'incasso. Il farmacista, però, non lasciandosi intimorire, si è rifiutato di consegnare i soldi al malvivente, costringendolo così a darsi alla fuga. L'uomo ha quindi raggiunto il complice rimasto nell'auto, una Opel Corsa, e sono poi scappati, facendo perdere al momento le proprie tracce. Il carcere di Sala Consilina, invece, cambiamo argomento, potrebbe essere chiuso a breve. La notizia proviene da ambienti interni alla casa circondariale del comune capofila del Vallo di Diano, che hanno confermato l'imminente firma del decreto di soppressione da parte del ministro della Giustizia Orlando. Più cauto sulla vicenda, invece, il sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone. Ho appreso della imminente soppressione nella giornata di ieri, ha dichiarato il primo cittadino. E questa mattina ho parlato con la dottoressa Felaco, direttrice della casa circondariale. Mi ha detto che fino ad oggi non le è stato notificato alcun provvedimento di soppressione. Già da lunedì comunque ci attiveremo, prosegue Cavallone, presso il Ministero della Giustizia ed il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per far valere infine le nostre ragioni alla luce anche del fatto che tempo fa abbiamo presentato un progetto che prevedeva l'ampliamento e l'adeguamento della struttura che ospita la casa circondariale, così come previsto dalla normativa vigente, in modo tale, poi conclude Cavallone, da poter rispettare i requisiti minimi per poter lasciare aperto il carcere. E invece la scorsa notte i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, nell'ambito di servizi tesi al contrasto della guida in stato di ebbrezza, hanno denunciato un ragazzo di 27 anni. Sentiamo il servizio. La scorsa notte i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, diretti dal capitano Emanuele Corda, nell'ambito di servizi tesi al contrasto della guida in stato di ebbrezza, hanno denunciato un ragazzo di 27 anni. Il giovane, infatti, a seguito di accertamento etilometrico, ha evidenziato un tasso alcolemico superiore ai 2 grammi per litro. I militari pertanto gli hanno immediatamente ritirato la patente. Solamente nel mese di ottobre sono state ben 7 le persone denunciate poiché trovate alla guida in stato di alterazione psicofisica con conseguente ritiro della patente. In vista delle celebrazioni del 4 novembre, giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, gli alunni delle scuole elementari e medie di Montesano sulla Marcellana hanno incontrato questa mattina il capitano della compagnia Carabinieri di Sala Consilina, Emanuele Corda, che, accompagnato dal comandante della locale stazione, Davide Guglielmini, ha illustrato l'evento che ha rappresentato l'occasione per ricordare ai giovani alunni montesanesi il valore storico e istituzionale della ricorrenza del 4 novembre, giorno dedicato alla commemorazione dei caduti in guerra, riconducendo il sacrificio di questi uomini che valorosamente hanno difeso la propria patria. Nel corso dell'incontro, che ha riscontrato particolare interesse da parte degli alunni del plesso scolastico di Montesano, sono state trattate una serie di importanti tematiche.
Invece verificate tutti i requisiti di igiene e sicurezza per tutte le autovetture adibite al trasporto pubblico locale e quanto chiede tramite un comunicato stampa il responsabile del Codacons Vallo di Diano, Roberto De Luca, all'ACAM, cioè l'Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile, e alla Polizia di Stato. Forse molti cittadini del Vallo di Diano si sono rassegnati all'assenza di fatto di mezzi di trasporto pubblico dal punto del comprensorio del Vallo di Diano fuori dalla vallata stessa, spiega nel comunicato Roberto De Luca, ma non si può abbandonare il legittimo diritto alla mobilità sul territorio nazionale proprio a causa dello sconforto che si prova a constatare quanto la classe dirigente sia sorda alle richieste di riapertura al traffico invece della linea ferroviaria Sicignano-Lagonegro, così come unico mezzo per raggiungere in coincidenza con i treni alta velocità TAV al capolinea di Salerno. Ora si promettono fantastiche linee turistiche, continua De Luca, ora si chiedono finanziamenti per inutili progetti pindarici, ora si incastona l'interesse privato dei membri dei servizi pubblici e privati che puntualmente però languono. Il sindaco di Polla, invece, Rocco Giuliano, interviene tramite una nota stampa sui fatti che si sono verificati nei giorni scorsi nel centro storico di Polla, esprimendo così piena solidarietà all'ex assessore Gennaro Gonnelli. Lo scorso 29 ottobre, invece, l'ex assessore Gonnelli, appunto, aveva denunciato l'esplosione di alcune bombe carta nel centro storico, dichiarando di essere ne stato la vittima. Il 5 ottobre, di una bomba carta che, esplodendo a pochissimi metri dal punto in cui si trovava, gli aveva procurato un trauma acustico. Gonnelli inoltre chiedeva delucidazioni al sindaco circa la videosorveglianza e un maggiore impegno che richiedeva appunto maggiore sicurezza. Mi sento di esprimere tutta la mia vicinanza all'ex assessore Gennaro Gonnelli e alle altre persone che loro malgrado sono state coinvolte da quelle che a mio sommesso avviso sembrano apparire inutili bravate, conclude poi Giuliano. Ad ogni buon conto, continua poi il sindaco, e ferma la condanna da parte mia e dell'intera amministrazione comunale circa azioni o attività contrarie al senso di legalità e civile convivenza. A pochi giorni invece dalla revoca dell'assessorato da parte del sindaco di Sant'Arsenio, Antonio Coiro, nella questione interviene Rosario Capozzolo con una lettera aperta indirizzata ai suoi concittadini. Avrei tradito non solo il mio elettorato, ma tutta la cittadinanza sant'arsenese se a distanza di un anno e mezzo dalle elezioni, recuperando le insoddisfazioni di gran parte dei cittadini, non avessi espresso il mio pensiero, dice. Si può discutere sul mezzo di diffusione, quindi Facebook, che anche altri usano, spesso però anche impropriamente, ma quel che conta è la sostanza delle cose che sono state dette. Mai avrei pensato di ricevere un licenziamento senza preavviso, continua Capozzolo, notificatomi mercoledì mattina a mezzo dei vigili urbani, senza che io stesso fossi stato preceduto o comunque avvisato almeno con qualche telefonata o un messaggio. Io credo, anzi ne sono certo, per l'educazione ricevuta, continua, che prima dei rapporti professionali e politici ci siano dei rapporti umani che sono alla base di ogni comportamento. E a proposito invece di cronaca giudiziaria, questa volta la posizione di 8 presunti assenteisti all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona è stata discussa ieri davanti ai giudici del Tribunale del Riesame. Ma sentiamo Pierluigi Pacello. La posizione di 8 presunti assenteisti all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona è stata discussa ieri davanti ai giudici del Tribunale del Riesame. Per gli avvocati difensori, i reati contestati a carico e dei loro assistiti sarebbero stati appurati in uno stretto lasso tempo e non avrebbero continuità. In sostanza, le vicende sono ristrette a 4-5 casi nel giro di qualche mese di inizio anno e quindi non ci sarebbe la condotta criminosa continuata da parte degli indagati. 8 su 10 si sono rivolti al Tribunale del Riesame per chiedere di poter tornare al lavoro dopo che un mese fa è stata emessa nei loro confronti la misura interdittiva che li sospende dal servizio per un anno. Ora i giudici dovranno pronunciarsi per decidere se la cautela disposta dal giudice delle indagini preliminari, Sergio De Luca, per evitare in primis il rischio di reiterazione del reato, possa essere revocata. La decisione arriverà nella prossima settimana e riguarderà quasi tutti i dipendenti in sospeso.
Come un fulmine a ciel sereno, lo scorso 20 ottobre sono pervenute al comune di Caggiano ben due ordinanze del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Ma sentiamo di cosa si tratta. Come un fulmine a ciel sereno, lo scorso 20 ottobre sono pervenute al comune di Caggiano ben due ordinanze del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Nella fattispecie, una ordina la sospensione parziale immediata dei lavori di riqualificazione urbanistica e ambientale di Piazza Lago e di altre piazze e vie del centro urbano del paese, e l'altra invece la sospensione immediata dei lavori nel centro storico riguardanti infrastrutture primarie, pavimentazioni stradali e arredo urbano. Entrambi i lavori rientrano nell'ambito delle iniziative di accelerazione della spesa che, da espressa normativa comunitaria, vanno concluse e rendicontate entro il termine perentorio del 31 dicembre di quest'anno. Scontato dunque che le due ordinanze della sovrintendenza impediscano al comune di Caggiano di portare a termine entrambi i lavori e di conseguenza, perdendo la provvista finanziaria, rendendo concreta l'impossibilità di onorare gli impegni economici assunti con l'impresa esecutrice. Il sindaco Giovanni Caggiano e l'amministrazione da lui guidata hanno così deliberato di presentare ricorso giurisdizionale al TAR e richiedere l'annullamento, previa sospensione, di entrambe le ordinanze che di fatto bloccano gli importanti lavori pubblici. Con l'emissione di queste due ordinanze, ha spiegato il primo cittadino, rischiamo di perdere i finanziamenti. Più che un timore, è una certezza. Per questo motivo abbiamo deciso di chiedere al Tribunale Amministrativo Regionale di sospendere gli atti e far sì che Caggiano veda concluse queste essenziali opere pubbliche. Anche quest'anno Don Luciano Laperuta, parroco delle parrocchie di Sant'Anna e Sant'Antonio di Sala Consilina, ha messo in piedi un'iniziativa per contrastare la festa di Halloween e mantenere viva l'identità cristiana nei bambini. Lo scorso anno, infatti, aveva organizzato nell'oratorio della parrocchia la All Hallow Eve Day, una festa di Halloween al contrario, con i bambini vestiti da santi e non da zombie o roba simile. Quest'anno, invece, a tutti i bambini delle due parrocchie sono stati distribuiti dei lumini benedetti sui quali è stato apposto un adesivo con su scritto Halloween no grazie, usa la testa, dici no alla festa delle zucche vuote. Mentre in occasione di Halloween si festeggia Samhain, dio della morte e delle tenebre, ha spiegato Don Luciano, noi cristiani festeggiamo il nostro Dio, il Dio della vita, che ha vinto la morte portando la luce e la vita eterna. Un modo, poi, continua Don Luciano, per farlo è anche quello delle candele benedette, da lasciare accese per tutta la notte sulle finestre al posto delle zucche. E cambiamo ancora una volta argomento. È stato approvato all'unanimità ieri mattina dal Consiglio regionale della Campania il disegno di legge che prevede la istituzione di un fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo. Sentiamo il servizio. Approvato all'unanimità nel corso della seduta antimeridiana di ieri mattina del Consiglio regionale della Campania, il disegno di legge che prevede l'istituzione di un fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro, a firma del consigliere regionale del PD Antonio Marciano. La Campania detiene un triste primato mantenendo ancora alto il numero di incidenti mortali sul lavoro. Da qui l'esigenza sentita dal consigliere Marciano di dar vita ad un fondo finanziato con 100.000 euro per l'anno in corso, teso a sostenere i giovani rimasti purtroppo orfani. Hanno diritto ad accedere ai fondi i figli di genitori morti a causa di incidenti sul lavoro che non abbiano più di 28 anni, il cui genitore risiede al momento del decesso in un comune della Campania, che siano iscritti ad un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, con un reddito familiare non superiore a quanto stabilito dalla giunta regionale, e nei casi in cui la vittima sia sprovvista di copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Le risorse del fondo saranno destinate a coprire le spese sostenute per l'iscrizione, le rette di frequenza, l'acquisto di libri di testo e di ausili scolastici per i diversamente abili ed il trasporto scolastico. È un risultato importante, un primo segno di solidarietà concreta da parte della regione verso chi ha vissuto e vive questo dramma familiare, dice il consigliere Marciano, a margine dell'ottimo risultato raggiunto in seno al Consiglio. L'approvazione all'unanimità da parte del Consiglio è un ulteriore segnale di attenzione per questa battaglia di civiltà. Bene, invece adesso è il momento di dare la linea al meteo. Scopriamo insieme che tempo farà domani. Benvenuti al meteo di Cosmos TV. Queste le previsioni per domani. Velato o poco nuvoloso.
Vento da sud-ovest con intensità di 22 km orari. Raffiche fino a 28 km orari. Temperature: 4 gradi la minima e 15 gradi la massima. Si chiude questa nostra edizione. Vi ricordo i contatti, che sono 0975 20 68 28, la nostra email info@cosmostv.it, la nostra programmazione su streaming su www.cosmostv.it. A voi tutti grazie per averci seguito anche stasera. A lunedì con una nuova edizione del telegiornale. Buon fine settimana.